Viverepesaro.it, il tuo primo quotidiano online. Di economia che prima consuleria, Pesaro fa gola. Allora, ci sono dei movimenti chiamiamoli sotterranei, nel senso che sono famosi da lavori in corso, quindi cose di cui non si ha notizia. In un momento così difficile l'economia che non dà segnali evidenti di ripresa, anzi i segnali che ci arrivano sono quelli delle aziende che chiudono, dei posti di lavoro che si perdono, della pesantezza della crisi, far sapere che ad esempio sull'area dei cantieri navali ci sono diverse proposte molto interessanti. Aziende che vogliono investire milioni di euro su quell'area, fare cantieristica navale, farla su segmenti oggi avanzati e interessanti, creare occupazione per numerose decine di posti di lavoro, penso sia importante farlo sapere. Non siamo in quella fase in cui possiamo dire la ditta X verrà lì, farà, eccetera, però credo sia utile conoscere che col curatore fallimentare Gragnola sono numerosissimi incontri fatti con la presente amministrazione comunale, a più delle volte a dire a chi arriva lì con una proposta che la loro proposta è perfettamente fattibile, compatibile con l'area dei cantieri navali, senza neanche iter amministrativi particolarmente pesanti, e quindi dare opportunità di lavoro. Capita anche in regione con il presidente Spacca, un bellissimo incontro di pochi giorni fa, guidati dalla presenza del Cosmo con un po' di imprenditori significativi della rete del nostro territorio, la regione che con loro discute di misure per il rilancio del settore, creare nuovi desk internazionali per aprire mercati interessanti per la rete, oggi non coperti dagli intermediari, quindi favorire l'internazionalizzazione, l'apertura a nuovi mercati, l'innovazione all'interno dell'impresa, risorse per anche quelli che sono i marchi di qualità essenziali per vendere su determinati mercati emergenti, insomma tante opportunità e risorse economiche importanti dove la regione, diciamo, per la prima volta apre in maniera diretta con una grandissima disponibilità alle esigenze del settore dell'arredo che tanto ha sofferto fino ad oggi. In passato è stato fatto per la calzatura, è stato fatto per altri settori, viene fatto anche per l'arredo. Così come tanti investimenti sparsi nella città, la polemica che c'è stata su McDonald's di chi credeva fossero soldi del comune che non andavano a realizzare, aiuta a dire sì, state tranquilli, il comune non ha realizzato materialmente McDonald's o altre strutture, però è vero che arrivano segnali anche di ringraziamento nei confronti dell'amministrazione perché si vede un atteggiamento di forte attenzione per poter mandare avanti progetti che prevedono investimento e occupazione. Abbiamo cose in corso per uffici, investimenti da 6 milioni di euro, 250 persone che ci andranno a lavorare, che scelgono la nostra città e quindi sui quali va fatto da parte nostra la massima attività per mantenere i tempi dentro quelli che servono all'azienda per arrivare, piuttosto che i vari supermercati che abbiamo visto da notizia anche il Consiglio Comunale che si stanno attivando. Sono milioni di euro di investimento e posti di lavoro che si vengono a creare, dove il ruolo dell'ente non è quello di investitore ma quello di facilitatore, proprio per dare una risposta alla crisi e difficoltà di tante famiglie pesaresi.